Ennio Flaiano sosteneva che il libro è l'unico oggetto inanimato che possa avere sogni. Mi piace ricordare questa immagine nella giornata mondiale del libro e del diritto d'autore che si celebra oggi, anche se per la verità la notizia è rimasta piuttosto in ombra sulle pagine dei giornali. Il libro non è un semplice oggetto di consumo, come molti vorrebbero farci credere. Tuttavia è lecito interrogarsi. Come cambiano scrittura e lettura a fronte della grande trasformazione multimediale e tecnologica in atto? Come cambiano in una prospettiva in cui la funzione di narrare in sintonia con i tempi e i ritmi della realtà circostante è svolta principalmente dal cinema, dalla televisione e da internet? Come cambia l'oggetto libro nell'epoca delle classifiche, della pubblicità, del bestseller e delle mode editoriali? Fenomeni cioè che tendono ad azzerare le differenze fra il successo e il valore di un'opera. Siamo un paese che produce troppi libri e che legge troppo poco. La quantità prevale sulla qualità. L'informazione si sostituisce sempre più alla conoscenza e di conseguenza la capacità di interpretazione critica si assottiglia, generando purtroppo un insistito livellamento verso il basso. Non solo, ma in piena civiltà digitale e a fronte della grande trasformazione cui accennavamo, la parola scritta a qualsiasi livello non può subire gli effetti di uno svuotamento, di una perdita di un peso, una sorta di banalizzazione, nella sempre più radicata convinzione che qualsiasi cosa, compresi i concetti più difficili, possano essere spiegati e quindi tradotti in parole semplici. È una sciocchezza. Argomenti complessi richiedono un linguaggio complesso. Per questo il libro, a tutti i livelli, mantiene una funzione centrale e insostituibile nella formazione, non solo scolastica, perché plasma lo abitua a formulare le domande giuste, affina l'intelligenza della sensibilità, produce conoscenza. Certo, nella prospettiva mercantilistica e della monetizzazione della cultura in cui viviamo immersi, la letteratura di consumo appare sempre più come la faccia più esposta dell'odierno conformismo. E tuttavia, una letteratura di qualità sopravviverà se sarà in grado di attraversare, facendosene interprete, i diversi linguaggi, secondo una marca stilistica forte, che restituisca alla parola scritta originalità, unicità e spessore. E concludo. A fronte di un'editoria sempre più sbilanciata sul guadagno, che sempre più spera e sempre meno vuole, l'augurio è che in generale possa innalzarsi il livello complessivo di tutti i consumi culturali e che il libro, nelle sue diverse declinazioni, fra la sopravvivenza del cartaceo e le grandi opportunità del digitale, continui a rappresentare una occasione. Sia ancora in grado, cioè, di spiegare il mondo in cui viviamo, sia uno specchio capace di offrircene un'immagine, a prescindere dai contenuti che di volta in volta veicola. Perché chi non rinunci a un'assunzione di responsabilità di fronte ai mutamenti in atto possa infatti ancora ravvisare nella parola scritta e dunque nel libro in tutte le sue forme un luogo fragile, ma certo una possibilità, circoscritta quanto si vuole, ma insostituibile di verità. Grazie.